amiche ed amici di Rete 8 Sport, bentornati in Gradinata, il classico appuntamento del sabato sera, vi ricordo sempre alle 21.30 sulla nostra emittente. Oggi siamo al Fadini di Giulianova, è la nostra prima tappa perché tra poco, tra circa mezz'ora, scenderanno in campo il Real Giulianova ed il Vasto Girardi per la partita di andata di queste prime fasi nazionali di Coppa Italia di Eccellenza, e allora noi andremo a conoscere i protagonisti che si stanno preparando e poi seguiremo tutto il match per poi raccontarvi appunto quello che accadrà in questa gara di andata. Ci sarà il ritorno la settimana prossima in quel di Vasto Girardi, e noi seguiremo il match di oggi e poi ecco appunto vi racconteremo quello che accadrà all'interno del Fadini ascoltando i protagonisti. Seguiteci. A mezz'ora dal match col Vasto Girardi abbiamo intercettato il capitano Federico Del Grosso, anche perché Federico per un piccolo acciacco, chiamiamolo così, oggi siederà in panchina inizialmente, sperando non ci sia bisogno del tuo apporto per portare a casa una vittoria che sarebbe importante visto che è l'andata. Beh sì, iniziamo queste finali di Coppa, ci tenevo molto essere in campo, però purtroppo ho preso un colpo domenica scorsa e ho rimosso pochi minuti fa dei punti di sutura, quindi col mister abbiamo deciso di partire dalla panchina. È una partita, è un turno di Coppa che naturalmente fa riassaporare al pubblico di Giulianova quelle gare non più regionali, ma forse ecco un ambito calcistico che più compete alla società giallorossa, cioè andarsi di nuovo a confrontare con società che non sono appunto abruzzesi per poi chissà ritrovarle in Serie D. Sì, certo, è tanti anni che il Giulianova non iniziava a disputare delle partite, delle finali fuori regione, quindi è sempre comunque una soddisfazione sia per la città che per la società e per noi giocatori confrontarci con squadre fuori regione. Iniziamo oggi, quindi speriamo che tutto vada bene, speriamo di ridare quell'emozione che comunque queste partite poi alla lunga possono dare ai tifosi del Giulianova. Naturalmente domenica c'è lo scontro importante, no? Quello che sulla carta potrebbe secondo me chiudere definitivamente il campionato oppure virtualmente riaprire il tutto. E allora in questi 2-3 giorni come vi siete preparati? Perché naturalmente dovete anche centellinare le forze per il big match con il Chieti. Sì, oggi infatti il mister ha deciso di far riposare alcuni giocatori che comunque sono stati impiegati con più continuità durante il campionato, proprio per in vista della partita di domenica, che sia una partita direi fondamentale, però non credo quella decisiva, perché comunque poi abbiamo la trasferta di Martinsicuro e il campionato comunque nasconde sempre qualche insidia, quindi è vero che domenica è importantissimo, però non è la partita secondo me decisiva. Quindi secondo Federico Del Grosso un più 11 non sarebbe il certificato per la promozione in Serie D. Tornando al campionato, domenica scorsa hai visto qualche sorpresa oppure secondo te bene o male i pronostici sono stati rispettati? Guarda, sinceramente ho seguito i risultati del Chieti e del Martinsicuro. Sinceramente non seguo poco i risultati delle altre squadre, perché ho sempre pensato che ho sempre pensato alla mia squadra. Noi ci stiamo comportando secondo me al meglio, anche domenica vincendo a Capistrello abbiamo allungato, insomma stiamo dimostrando sempre di essere i migliori, però ecco, fino a che non c'è la matematica non mi sento di dire nulla. Siamo con il presidente di Lucente del Vasto Girardi, che credo un po' raffreddato come tutti,
ma contento secondo me di affrontare una società che storicamente ha fatto un po' la storia, mi scusi il gioco di parole, non solo abruzzese ma anche a livello nazionale. Raffreddato, noi ci siamo abituati perché vivendo a 1200 metri, quindi queste temperature le sentiamo un po' tutti i giorni, anche d'estate, no? Sicuramente orgogliosi di rappresentare il Molise e di venire qui a Giulianova, una piazza come hai detto importante, una piazza che ha fatto il calcio abruzzese ma che ha fatto la Lega Pro fino a qualche anno fa. Infatti prima ne parlavamo col mister o qualche giocatore rappresentativo che abbiamo come Marinucci Palermo, come Ruggeri, e appunto ci dicevano che qui sono stati fatti anche campionati importanti, non solo campionati di passaggio. Quindi per noi è un motivo di vanto e orgoglio, visto che la nostra comunità, il nostro paese è un paese di 700 anime, quindi venire a giocare qui a Giulianova già è tanto per noi. Dando uno sguardo al vostro campionato, avete un tabellino di marcia invidiabile, eppure il primo posto è occupato da un'altra squadra. Questo che cosa sta a significare? Cioè, nel senso, come possiamo giudicare quel campionato rispetto all'eccellenza abruzzese? Ma guardi, il nostro campionato è un po' diverso da quello abruzzese, perché le prime 3-4 squadre molisane possono competere sia nel campionato abruzzese, in quello laziale o quello campano. Invece le altre farebbero molta fatica, anzi tantissima fatica in eccellenza, quindi non possono calcare questi tipi di campi. Noi quest'anno stiamo facendo un grande campionato come l'anno scorso, soltanto che ci stiamo trovando di fronte un'Isernia che continua a macinare gioco al nostro pari. Noi vinciamo, loro vincono. Domenica scorsa noi abbiamo perso una partita che poteva essere importante per noi per raggiungere il primo posto, infatti loro hanno perso punti a Campo di Pietra, però fino all'ultima giornata di campionato sanno che devono stare attenti, perché noi abbiamo lo scontro diretto. Già all'andata abbiamo vinto in casa loro 3-0, segno è che noi questo campionato vogliamo portare a casa per fare un qualcosa di diverso l'anno scorso. Non ti nascondo che quando siamo entrati qui ho detto ai ragazzi che se volevano tornare a Giulianova dovevamo vincere il campionato. A prescindere dalla gara di oggi, però questo può essere il viatico forse più agevole guardando la forza dell'Isernia per scalare la categoria, oppure la vede come situazione molto più complicata rispetto alla regular season in eccellenza? Guarda, la Coppa è totalmente diversa dal campionato, bisogna capire come affrontarla, bisogna capire che tipo di rosa hai, e noi abbiamo la fortuna di avere una rosa abbastanza ampia. Diciamo che questo può essere il primo gradino, anche se è quello più alto, perché sappiamo che il Giulianova è una squadra attrezzatissima, costruita per vincere il campionato. L'ho vista nella finale, ho visto una squadra molto esperta, una squadra forte fisicamente, un po' diversa da noi. Noi siamo invece una squadra brevilinea, una squadra che dà molto ritmo, quindi dipende da come sarà impostata la partita di oggi. Noi sicuramente cercheremo di fare il nostro gioco come anche loro. Dopo, la vincente tra noi due incontrerà una tra Pomezia e la Sarda, che non sono due grossi squadroni, quindi diciamo che tutto sommato chi passerà tra noi due penso che un mezzo piede in semifinale già lo possa avere. Presidente, anche per lanciare un messaggio a chi ci ascolta e agli addetti ai lavori soprattutto, lei prima diceva un paese di 700 anime che però ha la forza non solo di disputare un'eccellenza ad alti livelli ma sognare anche la Serie D. Come si gestisce una società del genere? Ma guarda, io faccio anche il sindaco nel mio paese, quindi diciamo ha preso tutto. Ho preso tutto, quindi ho questo arduo compito di muovere anche l'economia, perché io sono convinto che attraverso il calcio si possa muovere qualcosa all'interno delle zone interne, quindi all'interno anche del nostro paese. Sicuramente i costi dell'eccellenza molisana non sono quelli dell'eccellenza abruzzese, anche se il livello nostro, e spero di farvelo vedere oggi, non è inferiore a quello abruzzese, solo che noi lo gestiamo un po' come si gestisce il portafoglio di famiglia, quindi garantendo ai ragazzi sicuramente la continuità fino a fine campionato, è la cosa
che dovrebbero fare un po' tutti i presidenti, perché ai ragazzi se gli prometti 10 gli devi dare 10, nel momento in cui gli prometti 10 e non gli dai più quei 10, allora la piazza è una piazza che inizia a essere chiacchierata, inizia ad andare in difficoltà, e questa non è la nostra politica. Noi ormai sono anni che facciamo campionato d'eccellenza, negli ultimi due o tre anni abbiamo un po' alzato l'asticella con giocatori importanti, sogniamo la Serie D, stiamo investendo sulle infrastrutture, investiremo 1 milione di euro sul nostro campo per giocare dall'anno prossimo sempre a Vasto Girardi, quindi questa è un po' la nostra politica e speriamo di fare la D. Perfetto, e allora abbiamo ascoltato anche le indicazioni tecniche ma anche gestionali del presidente di Lucente o sindaco di Lucente, io non so quale preferisce delle due cariche, ma sicuramente quella da presidente è molto più divertente rispetto a quella da sindaco. Noi lo ringraziamo nuovamente, in bocca al lupo per il match di oggi e forse ci vedremo lì a Vasto Girardi, in modo tale che potremmo visionare un po' non solo le opere del sindaco ma anche la bontà del lavoro fatto dal presidente. Sicuramente, grazie e sarete sicuramente benvenuti. Allora amici di Gradinata, è finito il match di andata tra Real Giulianova e Vasto Girardi, 2-1 per i giallorossi. Siamo col presidente Bartolini. Presidente, io mi aspettavo una partita tra virgolette più tranquilla, perché il Giulianova in testa alla classifica, eppure anche oggi avete dimostrato tanta voglia per portare a casa il risultato. Ma sì, una volta vinta la Coppa Italia regionale è normale che quando ci si confronta con le squadre delle altre regioni ci sia voglia di far vedere il proprio valore e ci teniamo ad andare avanti, anche se oggi purtroppo il mister è stato obbligato dalle varie situazioni di alcuni giocatori titolari a dover schierare ben 4 fuori quota. Sappiamo che
in Coppa Italia nazionale i fuori quota ne possono essere solo due come la squadra avversaria, quindi oggi abbiamo giocato per tutti i 90 minuti con una formazione rimaneggiata, però i ragazzi vogliono andare avanti, non hanno tenuto conto, come avevo detto io, della partita di domenica, perché per noi conta la partita che giochiamo e non guardiamo mai a quella dopo. E questa è una partita, come ho detto nel pre-gara, che può ributtare, rigettare il Giulianova nel calcio che conta, con tutto il rispetto per l'eccellenza, però abituarsi, cominciarsi ad abituare ad affrontare appunto squadre non abruzzesi, per un sogno naturalmente che è quello della Serie D. Certo, ma è quello che abbiamo detto noi, è giustissimo, confrontarsi con le squadre di altre regioni ci dà l'attuale insomma situazione del calcio insomma che può essere quello di Serie D. Ma io oggi ho visto che insomma abbiamo lottato come sempre, abbiamo dimostrato che siamo una squadra fortissima anche fuori dalla nostra regione. Devo fare i complimenti al Vasto Girardi perché è un'ottima squadra, e comunque andremo adesso nel ritorno ad Agnone, giocheremo con la squadra titolare sicuramente, perché il Giulianova vuole andare avanti, e se dovessimo superare il turno, per me personalmente sarà la prima volta che andrò a giocare o nel Lazio o in Sardegna, quindi a questa cosa ci tengo particolarmente e spronerò i ragazzi per passare il turno. Calendario che vi mette di fronte domenica il Chieti e poi successivamente il Martinsicuro, nel mezzo queste due gare. Mister Piccioni naturalmente deve gestire le forze, oggi il campo era pesantissimo, lo sarà credo anche domenica. A questo punto il presidente che cosa si aspetta? Una vittoria contro il Chieti per cercare di chiudere il campionato, oppure centellinare appunto le forze dei giocatori? No, io chiedo alla squadra di vincere tutte le partite, quindi nel calcio non bisogna fare i conti, perché poi i conti a volte non tornano, e quindi quello che ho chiesto alla squadra è di giocare partita per partita e di giocare sempre per vincere. Poi conteremo i feriti nella partita successiva, però questa è una squadra che ha talmente tanti giocatori forti anche in panchina, sappiamo che abbiamo un mese duro che finirà con la partita di Martinsicuro, però siamo anche consapevoli che siamo insomma in questo momento la squadra più forte e vogliamo andare avanti in tutte le competizioni, quindi non ci dobbiamo piangere addosso per il calendario in campionato, ma dobbiamo vincere tutti, voglio vincere tutte queste partite, lo dico pubblicamente, vogliamo chiudere il campionato e andare avanti in Coppa Italia il prima possibile. Non vuole essere una domanda per fare polemica, ma un'occasione se vuole per togliersi un sassolino dalla scarpa, è una squadra che merita uno stadio più affollato questa? Ma da Francesco lo diciamo da diverse trasmissioni, da Francesco Marcozzi lo diciamo da diverse trasmissioni, è una domanda che ci chiediamo un po' tutti. Io penso che è arrivato il momento di non fare più polemiche, ma è arrivato il momento di far capire a Giulianova che questa è la squadra della città, è la società della città, e niente, e se la città vuole ritornare al calcio che conta, deve insomma venire ad incitare la squadra in queste categorie. Capisco che Giulianova è una società con un blasone incredibile che ha fatto tantissimi anni la Serie C, però ecco, stiamo scalando le categorie velocemente, lo stiamo facendo divertire i tifosi che hanno seguito la squadra già dell'anno scorso, abbiamo una rosa con giocatori di nome, giocatori importanti, e penso che le prerogative in questo momento ci siano tutte, e quindi mi auspico che domenica lo stadio sia aggremito, però anche in futuro nelle partite di campionato la città deve iniziare a far vedere insomma il proprio attaccamento alla squadra. Capitan Del Grosso ha detto che una vittoria eventuale col Chieti non significa la vittoria del campionato. Il presidente Bartolini la pensa diversamente o sulla stessa lunghezza d'onda del capitano? No, sono sulla stessa lunghezza d'onda di Federico, perché il campionato lo si vince quando c'è la matematica, e penso che se vinceremo le prossime due partite con il Chieti e il Martinsicuro, penso che la vittoria del campionato arrivi poi a breve, poi avremo diverse partite in casa, mi sembra 4 in casa e 2 fuori dopo il Martinsicuro, e se già dovessimo vincere le 2 in casa che abbiamo successivamente al Martinsicuro, penso che lì ci potrebbe essere anche la matematica, però bisogna andare avanti con la massima concentrazione fino a quando non c'è insomma la certezza matematica della vittoria del campionato, perché poi se andiamo avanti in Coppa avremo altre partite di mercoledì, e quindi sarà sempre più dura.
L'ultima, un giudizio sulla terna arbitrale, se preferisce gli abruzzesi piuttosto che gli arbitri di fuori regione. Ma purtroppo noi con gli arbitri di fuori regione siamo stati spesse volte diciamo sfortunati tra virgolette, ma non voglio fare un processo nemmeno agli arbitri, sono sicuro che con tutta la buona volontà ci mettono insomma il massimo impegno. Oggi ho visto situazioni un pochino particolari, però penso che li dobbiamo anche capire, perché poi sono tutti ragazzi giovani e sbagliano come sbaglia un centravanti davanti alla porta, come sbaglia un portiere che si fa fare un gol sotto le mani come è successo a quello del Vasto Girardi. Bisogna essere insomma un pochino comprensivi, andare avanti. Io una cosa che ci tengo a dire è quella di ringraziare la mia società, perché se oggi il Giulianova gioca queste partite e è primo in campionato con 8 punti la seconda, sicuramente il merito in primis va alla società. E in questo caso non parlo del presidente, però parlo di tutti insomma i dirigenti che la compongono, perché quando si ottengono questi risultati il merito non è del presidente ma è di tutti i dirigenti che la compongono. Perfetto, e allora abbiamo ascoltato il presidente Bartolini, noi rimaniamo all'interno della sala stampa del Fadini per accogliere altri protagonisti dopo il match di andata tra Real Giulianova e Vasto Girardi. Ricordo il risultato, 2-1 con il gol decisivo di Di Paolo, con la complicità dell'estremo difensore Maggi che si è lasciato sfuggire il pallone più importante della gara. Con Ciccio Vitelli, autore del gol del momentaneo vantaggio, partita difficile soprattutto per le condizioni del terreno. Terreno e il tanto freddo quest'oggi a Giulianova. Sì, il campo all'inizio ha retto perché comunque era abbastanza buono, poi giocandoci sopra è normale che si alzava e hanno favorito sicuramente la squadra avversaria che era molto più fisica, e invece noi tecnicamente siamo una squadra superiore, quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà. Primo gol bellissimo, no? Si è andato a chiudere sul primo palo in tuffo. Questo è un campionato, quello molisano, che tu conosci bene. Era la squadra che ti aspettavi, il Vasto Girardi, oppure vi ha creato qualche insidia in più? No, sicuramente hanno fatto un'ottima partita. Ti ripeto, secondo me il campo li ha favoriti anche un po', però comunque hanno giocatori che hanno militato anche in Serie D parecchi anni, giocatori esperti, quindi sappiamo che nelle fasi nazionali chiunque squadra trovi è una squadra importante. Sponda Vasto Girardi, siamo con mister Grossi che pian pianino comincia a scaldarsi visto le temperature sul terreno del Fadini. Oltre al freddo, la doccia freddissima su quell'errore di Maggi. Purtroppo fa male, però ci sta, fa parte del gioco. Però quello che è piaciuto della squadra è come abbiamo giocato. La squadra ha giocato fortissimo, con una squadra blasonata, importante, e penso che ha risposto colpo su colpo, creando anche nei primi 25-30 minuti 2-3 palle gol importanti. Poi al primo errore siamo stati puniti, poi siamo stati bravi a pareggiare, poi sull'1-1 penso che la partita si poteva cambiare su due situazioni, sia prima a noi e poi dopo a loro su un calcio di rigore, secondo me, inizialmente. Però ci sta, purtroppo aveva fatto un errore un portiere esperto come Maggi, che fino ad oggi aveva fatto benissimo, e purtroppo il rammarico è tanto, perché la squadra veramente ha giocato forte, anche quando con un pizzico di sfortuna ha perso l'altro centrale. In due partite abbiamo perso i due centrali più importanti di questa squadra, sia Ruggero che oggi Terminiello. Anche avendo questa situazione così di difficoltà, siamo stati bravi a soffrire pochissimo anche gli ultimi 15-20 minuti. Però ecco, questa palla lenta, un colpo di testa lento, purtroppo fa parte del gioco, dispiace, però ce la giochiamo al ritorno. Si aspettava un Giulianova meno grintoso, vista la posizione in classifica e il big match di domenica, oppure vi ha sorpreso qualcos'altro della squadra di Piccioni? Ma no, io sono stato a vedere la finale con il Chieti, ho visto un'ottima squadra, anche oggi. Io penso che non è da sottovalutare la prestazione del Giulianova, io penso che, ma non per vantare la squadra mia, io penso che oggi Vasto Girardi ha fatto una grande partita, e secondo me siamo stati bravi noi a non farli giocare, e secondo me da quello è partito tutta la situazione del gioco.
perché noi siamo stati bravi a chiudere ogni varco, a pressare bene, poi anche a ripartire a livello di gioco, abbiamo creato 3-4 palle gol importanti. Io penso che oggi è molto da lodare la squadra mia, non tanto sottovalutare la squadra del Genoa, perché poi sappiamo che Bozzoi, insomma, giocatore importante. Giocatore importante, non lo dico io, lo dice la distinta poi. Prima il presidente nel pre-gara diceva ci sono 4 o 5 squadre nella nostra regione che potrebbero tranquillamente confrontarsi con il girone abruzzese, mentre poi nella media l'eccellenza abruzzese ha qualcosa in più. Sì, ritengo. Cosa che, ha in più? Secondo me sì, secondo me le prime 3-4 squadre nostre possono fare bene al girone abruzzese, ma poi dalla metà diciamo classifica in giù penso che il girone nostro è un po', non è all'altezza come questo girone qua abruzzese. Credo che però le prime 4 squadre secondo me non sfigurano in questo girone qua, secondo quelle che sono le mie competenze. Io qua mi ricordo, sono venuto 10 anni fa con i Sualiri in Serie C, perciò mi ricordo bene questa piazza importante. Oggi fa una grossa partita, mi ha fatto piacere, però eccoci, c'è solo il rammarico della sconfitta, però il resto penso che Vassoli abbia giocato bene. Per mister Grossi è più agevole questo tipo di cammino per la scalata in quarta serie o bisogna rimettersi in sesto per giocarsi ancora le carte in campionato? No, noi crediamo tantissimo alla vittoria del campionato. C'è stato purtroppo un episodio domenica negativo, l'unica partita dove noi nell'arco di 5 mesi abbiamo sbagliato approccio è stato domenica, anche se pure lì abbiamo avuto tante occasioni, però sono stati più bravi loro a finalizzare le occasioni che hanno avuto, 2 occasioni hanno fatto 2 gol, però noi crediamo più al campionato e non... siamo convinti di essere più forti di Risernia, sia a livello di gioco, a livello di squadra, però poi se arrivano loro primi sono stati più bravi loro, però noi la Coppa Italia è un fatto in più, secondo me certamente ce la giochiamo, non è che voglio dire il ritorno sottovalutiamo la partita, ci crediamo, però io credo più, voglio vincere il campionato. Questo è quello che mi interessa molto di più. Perfetto, grazie a mister Grossi, apprezziamo l'obiettività del trainer del Vasto Girardi, ma sicuramente ci sarà da combattere anche nel ritorno di queste fasi finali. Noi naturalmente aspettiamo altri protagonisti qui all'interno della sala stampa del Rubens Fadini, a dopo. Col direttore Vernacotola che in questa stagione le ha provate tutte o quasi, mancava un'espulsione, prendiamola col sorriso direttore, oggi è arrivata anche quella, immeritata o meritata? Ma io non so risponderle perché proprio a fine gara ho avuto un colloquio con il vice commissario Cai, unitamente all'arbitro che ha richiamato il quarto uomo per farmi delucidare sul motivo dell'espulsione. Mi diceva che aveva visto, insomma, che nel primo tempo, cosa che è vera, aveva acceso una sigaretta in panchina e lì si richiama solo l'attenzione, questo dice il regolamento. E la seconda volta credo si sia sbagliato perché tra l'altro non c'avevo proprio le sigarette in tasca, quindi non potevo fumare, stava qualcun altro a fianco a me in macchina che probabilmente aveva acceso la sigaretta, ma al di là di questo credo, insomma, che basta mandare in onda i filmati e poi insomma uno giudica da solo. Io non entro nelle cose tecniche perché non l'ho fatto in campionato. Certo, quando c'è stato da rilevare qualche atteggiamento l'ho detto, in questo caso qui vi ho riferito quello che è stato il colloquio, che avevo chiesto chiarimento all'arbitro, perché poi tra l'altro ero proprio zitto in banchina, seduto lontano da Federico, che è il nostro capitano, che comunque oggi siede in banchina, 4 seggiole di distanza da me. Siamo rimasti stupiti tutti, quindi non ho capito, insomma. Lei ha provato anche l'emozione, diciamo così, tra virgolette, dell'espulsione. Tornando al match, la cosa che ho rimarcato durante il commento è questa duttilità del Giulianova, ma anche e soprattutto la qualità nei cambi, perché sì, turnover, perché ci sono settimane importanti per il campionato, ma poi insomma ecco, esce Vitelli ed entra Di Paolo, lo stesso cambio con Balducci e Francia, insomma. Avete attrezzato una rosa importante che vi permette di competere in Coppa Italia e anche in campionato soprattutto. Sì, però poi la Coppa, io credo, si giochi anche sugli episodi favorevoli e sfavorevoli. Oggi, ecco,
credo che basta riguardare la partita, vedere un attimo gli episodi. Faccio i complimenti ovviamente al Vasto Giratti, ma lo sapevamo che è una squadra importante, una squadra che è seconda in classifica a 2 punti dalla prima nel loro girone molisano, allenata da un ottimo tecnico. Io credo che oggi anche il Giulianova abbia fatto la sua partita, nonostante reduce o comunque viene da un filotto di vittorie, però di fatto anche da una serie di gare importanti dove comunque devi essere sempre a mille. Poi è venuto il gol in modo fortuito, ma io credo che il primo gol, il gol che abbiamo subito noi, se lo rivedete nell'azione nel calcio d'angolo vi accorgerete di che stiamo parlando. E poi nel complesso, se uno vede la partita e l'analizza a 360 gradi, si rende conto insomma che io credo che il Giulianova oggi pure meritava un punteggio ben più ampio di quello che poi è scaturito dal campo. E diciamo dal campo. Direttore, prima col presidente dicevamo queste sono gare importanti anche per far tornare un po', no, la voglia di calcio che conta in questa città. Parliamo di due squadre di eccellenza, però giocare con formazioni di fuori regione, ecco, riabituano il pubblico ad affrontare compagini importanti. È questo il primo messaggio che deve passare, o come nella finale contro il Chieti voi volete riportare la coppa perché la bacheca è da riempire ulteriormente? Ma guardi, cioè, l'importante, ecco, per noi vincere la Coppa Italia rappresentava un motivo di orgoglio, di prestigio, comunque cercare di riavvicinare ancora di più la piazza intorno alla squadra, intorno alla società, e questo l'abbiamo fatto. Ovviamente la Coppa Nazionale la vogliamo affrontare senza volere darci per vinti, e quindi l'affronteremo con saggezza, perché poi c'è il campionato in corso che è ben più importante insomma del risultato finale della Coppa. Però ecco, la vogliamo fare anche non solo per partecipare ma per ben figurare. Io credo che oggi, vabbè, la prima partita in casa 2-1, abbiamo vinto, sappiamo di andare a giocare ad Agnone, una partita importante. Sicuramente troveremo una squadra ben attrezzata che ci aspetterà tra virgolette al varco, per dire comunque non ci regalerà niente, però io credo che già la settimana prossima e dopo la partita del Chieti, se domenica dovesse andare in modo positivo la gara col Chieti, io credo che lì ce la giocheremo alla grande, poi vediamo quello che viene. Quindi per il direttore Vernacodolo, a differenza del presidente e di Federico Del Grosso, la vittoria di domenica contro il Chieti, teorica vittoria, vorrebbe significare Serie D. Ma guarda, suggellare il campionato, cioè suggellare la vittoria del campionato con quello che sarà l'esito finale della gara di domenica, secondo me è un po' in anticipo rispetto ai tempi. Però permetterebbe a Piccioni di gestire le forze fisiche, soprattutto e mentali, in un altro modo. Sì, mi aiuta la domanda per dire, io più che altro, perché poi la gara col Chieti sarà una gara che sicuramente andrà da sola, no? Per mille aspetti, inutile che stiamo qui a ricordarli. Io credo nello stesso tempo che basta che noi raggiungiamo quota 71, a 71-72 punti il campionato ce l'abbiamo in tasca. Noi dobbiamo pensare, cercare di vincere delle 3 trasferte che rimangono, minimo una, e delle 5 partite in casa, 4 sicuramente che dobbiamo vincere. E quindi potremmo arrivare a quella quota insomma auspicata. Io credo, ecco, che a 72 si vinca il campionato con assoluta certezza. Benissimo, e allora dal direttore Vernacodolo abbiamo ascoltato anche un probabile ruolino di marcia da rispettare per vincere il campionato. Naturalmente siamo in attesa di altri protagonisti per questo match terminato 2-1. Eccoci ancora all'interno degli spogliatoi del Rubens Fadini, la chiusura la dedichiamo a mister Piccioni. Mister, una partita tosta, non solo per l'avversario ma anche e soprattutto per le condizioni del terreno e le condizioni meteo. Turno di coppa che vi vede affrontare il Vasto Girardi nel mezzo di Chieti e Martinsicuro. Ironia della sorte? È significativo questo? Beh, è un periodaccio perché affrontiamo tutte squadre forti. Oggi abbiamo affrontato veramente una signora squadra. Ci toccherà domenica, sarà la stessa cosa, l'altra domenica lo stesso, ovvero questo è un periodo, sappiamo tutti per quanto è importante, l'abbiamo affrontato con la maniera giusta,
tenendo conto, ripeto, soprattutto della forza avversaria, soprattutto fisica, soprattutto una forza fisica importante, perché tutti i ragazzi con una buona forza. E noi abbiamo fatto, secondo me, una buonissima partita, abbiamo meritato, secondo il mio punto di vista, la vittoria. Potevamo anche vincere con qualche gol di più, perché abbiamo avuto delle situazioni importanti, però massimo rispetto per una squadra che si è dimostrata molto forte. Mister, rispetto alle giornate o alle partite in cui c'è Federico Del Grosso, oggi avete sfondato secondo me alla grande dall'altra parte a sinistra con un ottimo Moriero. Il gol, ironia della sorte anche in questo caso, però è venuto dalla destra con poi l'indecisione di Maggi. L'aveva preparata così conoscendo gli avversari, oppure poi il campo può cambiare le carte in tavola? Diciamo che è stato facile prepararla, perché l'abbiamo preparata nella stessa maniera di Capistrello, perché giocano nella stessa maniera, hanno la qualità negli stessi punti del campo, e quindi per un certo verso è stata facile organizzarla. Dopo è normale che gli interpreti danno sempre quel qualcosa in più, e oggi per esempio Federico è stato bravissimo, perché non ha molte possibilità per giocare per via dei fuoriquota. Per dire, nel Molise ci sono due fuoriquota, qui da noi ne sono tre, quindi altrimenti è un ragazzo che merita tutto il bene possibile. D'altra parte Antonelli è un ragazzo che sta crescendo molto, ha molta qualità, deve più gioca più sicuramente crescerà. È cresciuto fisicamente, tecnicamente è sempre lo stesso, ma Girolamo D'Alessandro oggi, malgrado il campo pesante, le classiche sventagliate, il controllo palla e tanti falli subiti, vuole dire anche qualcosa sull'arbitro, oppure la chiudiamo qua? Guarda, oggi veramente la chiudiamo qua sugli arbitri, perché veramente la lasciamo perdere. Per quanto riguarda Girolamo, è, diciamo che è un assegno in bianco, lo chiamo in causa un minuto, rende il 100%, lo chiamo in causa 100 minuti, rende il 100%, un ragazzo di una disponibilità assoluta, è fra i segreti di questo Giulianova. Quando un ragazzo come Girolamo D'Alessandro si mette a disposizione in questa maniera per il gruppo, come Francia che è entrato dopo, per dire, come Tozzi Borsoi e tutti gli altri, diciamo, per l'allenatore il compito è molto più facile. Quanto è stato bello vedere l'impegno sotto l'aspetto agonistico di ragazzi che naturalmente su un campo pesante non hanno avuto paura di rischiare di saltare il match di domenica col Chieti, ma ci hanno messo tutto il cuore possibile per portare a casa la vittoria. No, ma il calcio è questo, lo sport è questo, bisogna prendere gli impegni uno per volta, cioè era inutile pensare a domenica prossima quando c'era una partita importantissima oggi. Quindi ecco, adesso dobbiamo cercare di recuperare innanzitutto le energie fisiche e soprattutto mentali, perché fisicamente penso che stiamo bene oggi, per assurdo, cioè, uno come Girolamo che per lavoro non si può allenare assiduamente come gli altri, però è uscito fuori gli ultimi 25 minuti, sembra un ragazzino. Quindi, per dire, la squadra, il prof Mark Tulli sta facendo un lavoro ottimo, i ragazzi lo seguono in tutto e per tutto, quindi da un punto di vista fisico non ho problemi. Il problema è ricaricare le energie nervose. È normale, affrontando il Chieti, diciamo, il mio compito dovrebbe essere agevolato, però sappiamo che affrontiamo veramente una squadra importante, degna di una società importante, quindi domenica ci sarà un match che per noi vale tantissimo, e quindi non dobbiamo sicuramente fallire, dobbiamo cercare di beccare la partita giusta. Perfetto, allora noi ringraziamo mister Piccioni, lo lasciamo libero per farsi la doccia. Noi da Giulianova, dalla Rubens Fadini, chiudiamo qui. Vi ricordo il risultato finale, 2-1 a favore dei giallorossi. Nel frattempo non vi lasciamo soli, perché ci collegheremo insieme alla nostra Maria Carannante con l'ACS, che in collaborazione con il Rete 8 Tour Village ci regalerà delle perle sotto l'aspetto culturale. E allora rimanete con noi in gradinata. Non si parlerà di calcio, ma ogni tanto c'è bisogno anche di qualche pizzico di cultura in più.
Buonasera. E pregò chiaramente Chichibio che gliene desse una coscia. Ma Chichibio prontamente le rispose, era veneziano: no, donna Brunetta, voi non l'avrei mai da me, voi non l'avrei mai da me. Anche donna Brunetta, un poco piccata, gli rispose: in fede di Dio, se tu non la mi dai, non avrai mai da me quella cosa che ti piace così tanto, tra la vera e tra la là. Buonasera a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento con Incontri sulla Scena, questa sera con noi Tullio Solenghi, proprio in tour con ACS Abruzzo in questi giorni con The Cameron. Un racconto italiano in tempo di peste. Esatto. Insomma, un boccaccio che tu hai detto in un'intervista. Non è reso contemporaneo, ma ha tirato fuori questo spettacolo la contemporaneità di Boccaccio. Sì, sì, assolutamente sì, anche perché siccome io sono in odore di parodia, avendo già trattato con i miei amici Promessi Sposi, ma lì lo abbiamo riscritto in maniera parodistica, questo è un assoluto rispetto del testo del maestro Boccaccio, e la sfida era quella di capire quanto può essere ancora attuale un testo del genere, un testo scritto 700 anni fa. E la sfida è ampiamente vinta grazie a lui, non solo a me, io ci metto il pochino di mio, però chiaramente ho cercato di fare una sorta, adesso va di moda il reading, no? La lettura, ecco, io ho cercato di fare un qualcosa di più teatrale che la semplice lettura, andando a scovare, a scegliere le novelle che hanno maggiore dialogo, quindi c'è questa interazione tra i protagonisti che le rende già teatrali a livello di scrittura, io cerco di riprodurle con la stessa teatralità con cui sono state scritte, quindi non è solo un racconto in terza persona, ma è proprio i personaggi agiscono e parlano con le loro personalità, con le loro specificità, e ne viene fuori il capolavoro che è, insomma, che grandi capolavori sono trasversali, non moriranno mai, non tramonteranno mai. Quella di Tullio Solenghi è una carriera luminosissima che parte da lontano, e parte con il teatro, perché ho letto proprio che ha iniziato con Bertolt Brecht. Sì, assolutamente. Sì, sì, assolutamente sì, sì. E dove che cos'altro vuoi fare? Perché hai fatto un po' tutto: teatro, doppiaggio, radio. Mi manca televisione. Sì, mi manca il circo. Sto aspettando che Moira Orfei, Moira Porella defunta, Liana, Orfei mi chiami prima o poi, perché vorrei domare gli elefanti, non so, qualcosa, o magari anche solo pulirli, perché non credo che sia in grado di mi basta e avanza quello che ho fatto. Chiaramente la mia casa è il teatro, io ho iniziato facendo l'attore di teatro, volendo essere un attore di teatro, poi tutto il resto che è venuto, per carità, va benissimo, anche perché poi la fama non la si raggiunge più col teatro oggi, ma devi comunque per forza poi fare televisione o cinema, cioè, e quindi tutto il resto è venuto prodigiosamente bene, e quindi sono assolutamente contento di quello che sto facendo, e mi basta e avanza, anche perché sono in pensione da 2 anni, quindi basta. E chiudiamo con un invito? Sì, assolutamente sì. L'invito è, diciamo che secondo me il teatro, io la definisco sempre la formula di spettacolo biologica, cioè quella sana, quella che viene proprio dalla terra, dalla natura, perché in un'epoca dominata dalla rete, dove ormai tutti hanno questo misoginismo di trovarsi di fronte o a un iPad o a un cellulare, o insomma a navigare, poi si rischia che non esiste più un momento di collettività, un momento di socialità. Ecco, il teatro ti dà questa possibilità, più ancora del cinema, un piccolo fiore all'occhiello del considerare la cultura non come una mannaia necessaria, ma come una forma di vita necessaria. Grazie. Ciao. Ciao. E adesso guardiamo insieme quali sono gli appuntamenti di Abruzzo Circuito Spettacolo in Abruzzo questa settimana. Abruzzo dal vivo.
Sabato 24 febbraio e domenica 25 al Teatro Marrucino di Chieti una commedia ironica e amara a ritmo di mambo, Il mondo non mi deve nulla. Domenica 25 febbraio al Teatro Comunale di Orsogna concerto sinfonico dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, mentre al Teatro Fenaroli di Lanciano Copenaghen con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lo Iodice. Venerdì 2 marzo al Teatro Comunale di Atessa Tanto per cantà, un recital sulla riscoperta del teatro canzone al femminile. E infine per i bambini, domenica 4 marzo alle 17.30 al Teatro Marrucino di Chieti, Moby Dick, un'avventura di uomini coraggiosi, tempeste e misteriose creature marine. Scarica subito l'app Abruzzo dal vivo, avrai informazioni tempestive su spettacoli e promozioni e potrai comprare i tuoi biglietti con un click.